una poetessa, ha vinto dei premi. L'ultimo, il premio assoluto Città di Viterbo, il 3 dicembre scorso, e il prossimo, invece, il 28 maggio, riceverà il premio Presidenza Internazionale Universum Academy Switzerland a Montesilvano, giusto? Ci può parlare di questo connubio tra arte e solidarietà, principalmente in questo campo relativo all'Alzheimer, che lei ovviamente canta e racconta. Allora, buonasera innanzitutto, voglio ringraziarvi per avermi invitata qua, per me è un onore e un'emozione anche. Allora, premetto, come lei ha detto, io vengo da una cittadina fra Monza, che è la Verde Brianza, e Milano. Perché sono qua? Credo che sono qua perché per 15 anni sono stata volontaria in un RSA dove ci sono le persone anziane affette quasi tutte da demenze senili, da demenze dovute a malattie emorragiche e quindi anche di Alzheimer. Io sono arrivata in questa struttura il primo giorno che era stata aperta. Ero andata a vederla perché avevo un problema familiare, avevo mio padre da affidare in mani. Non era Alzheimer, anche perché poi, come si è detto, lui aveva avuto delle emorragie cerebrali e quindi l'ultima tappa è stata proprio l'afasia e la demenza. Anche perché poi definire Alzheimer, come hanno detto, io non sono tecnico, non sono niente, però insomma abbiamo fatto degli aggiornamenti, definire Alzheimer è sempre un pochino così, no? Si va sì, per l'anamnesi, eccetera, però non è mai detto, no? Se non si fa una biopsia post-mortem, non si può ben definire. Le demenze le ho incontrate parecchie. Ma sono qui anche perché sono una poetessa e scrivo, ho scritto tanti libri, questo ultimo che si chiama Paesi di Bruma è nato dall'esperienza, dal contatto con queste persone. Io quando torno a casa mi porto dentro le emozioni, mi porto il ricordo dei gesti, delle parole, mi porto dentro le urla di queste persone, perché urlano parecchio. Io credo che il modo che loro urlino per richiamare l'attenzione, cercano attenzione che poi io la chiamo amore, perché l'attenzione è sempre. Come mi sono avvicinata a queste persone? Ricorderete tutti cosa dice la volpe nel Piccolo Principe, dice se tu ti occuperai di me, così a grandi linee, e io mi occuperò di te, saremo indispensabili uno all'altro. E cosa bisogna fare per occuparsi dell'altro? Tu mi devi addomesticare, dove per addomesticare si intende dire tu devi creare un legame con me. E che cosa si fa? Chiede il piccolo principe per instaurare un legame. Come si può fare? Se va così, non si parla tanto, perché le parole possono anche essere fraintese. Comincia a guardarmi da lontano, io ti guarderò con la coda dell'occhio, poi tu ogni giorno ti avvicinerai un pochino di più. Io ho cercato di fare così. Ho cercato di entrare in punta di piedi, di guardarli da lontano, di avvicinarmi piano, soprattutto di ascoltare, perché l'ascolto è la prima accoglienza, è l'abbraccio. Hanno bisogno di essere ascoltati anche quando dicono delle cose strane. E poi io scrivo, appunto come dicevo, e quindi ho tradotto questo mio, ho sentito il desiderio di dare voce a queste persone. Non è stato un progetto particolare, essendo che scrivo, fra le altre cose, scrivevo anche poesie di questo tipo. Poi credo di avere una certa empatia e di riuscire a calarmi nei loro non detti, nei loro silenzi.
raccogliere, ascoltare i loro sogni, ascoltare i loro racconti frammezzati, che poi dicono anche determinate cose. E poi arriveranno anche un momento in cui tu ti accorgi che insomma poi escono completamente dal discorso lineare, però ho cercato di calarmi dentro di loro e ho cominciato a scrivere queste poesie anche in prima persona, come se io fossi una di loro. Per me è stato un percorso bello, poi alla fine ho detto no, devo farne un libro perché rimangano queste cose, perché si è richiamata anche l'attenzione delle persone su questi, io li chiamo, e mi scuso, però li chiamo un pochino ultimi perché vivono a latere della società, perché io ho capito che il loro urlo, mio padre urlava tantissimo, ve lo dico, e questa cosa mi è rimasta proprio, mi ha graffiato il cuore. Ho capito che il loro urlo è anche un urlo del non riconoscersi, di non capire più cosa sono, dove sto andando, chi sono. E allora ho voluto dare voce a loro con umiltà, per l'amor del cielo. Però vorrei, quello che mi piace, che vorrei avvenisse, di questa mia esperienza, lasciare detto qualcosa e soprattutto richiamare, appunto, come dicevo, l'attenzione delle persone su questo mondo che è un pochino invisibile in questa società dove tutti corriamo, dove non abbiamo tempo di fermarci, di soffermarci. E invece ho anche imparato tantissimo. Ho imparato quella che chiamo la memoria del cuore, perché ho visto persone non riconoscere i figli, dire non so chi è lei, no, una signora, ah, il nome di mia figlia, però io ho visto lo sguardo cambiare quando la vedevano arrivare, quindi ho capito che la mente non riconosceva, ma qualcosa che chiamo cuore, ma ovviamente non è il muscolo, ma non lo so dove collocarlo, lo riconosceva, si illuminavano, poi quando le chiedevi non sapeva chi fosse. Bene. E allora adesso sul palco ritorna la compagnia Godò, insieme a Federica Bisegna, Vittorio Bonaccorso, ci sarà anche Lorenzo Pluchino, e leggeranno delle Sì, poesie, la poesia in tratte. prima della Ascoltiamo. sera. Dolente ombra, Alzheimer. Parole gridate come sassi rotolano dalla scarpata, fionde di un corpo ignoto, immobile, estraneo a se stesso. Tu guardi e non comprendi che scaglio la mia voce là dove il vento a sera torce il grembo degli ulivi. Il mio dolore ignaro agli occhi tuoi sfuggenti, dolente ombra scura. Meniche le nuvole. Ad una, hai staccato le nuvole dal cielo e le hai chiuse in un cassetto a due mandate. Se escono, riprenderà a piovere. Una bambina di 100 anni teneva nella mano, chiusa, tremante, senza posa, un nastro di seta rosa. La mamma non mi ha fatto la treccia stamattina ed io piansi, stringendo al petto quella vecchia bambina. Complimenti per le bellissime parole usate per raccontare appunto la sua esperienza.